Beato Michele Agostino Pro. Il XX secolo è il periodo storico che ha avuto il maggior numero di martiri cristiani ed è anche il periodo in cui si è cercato di ignorare o addirittura di occultare il più possibile l'esperienza del martirio. E questo dura fino ai nostri giorni. Gli esperti calcolano che nel secolo appena trascorso ci siano stati circa 45 milioni di martiri e bisognerebbe ancora aggiungere le altre migliaia e migliaia di cristiani uccisi in questi primi 14 anni del secolo XXI. La prima grande rivoluzione del secolo scorso fu scatenata in Messico da rivoluzionari convinti che per garantire la totale indipendenza del paese fosse necessario distruggerne le radici cattoliche. Le motivazioni ideologiche di stampo illuminista dei primi dittatori, che riprendevano gli ideali della rivoluzione francese, si erano poi impastate col socialismo, ma di fatto si era verificato un cedimento totale ai progetti della fortissima massoneria nordamericana, interessata allo sfruttamento economico delle enormi ricchezze del suolo messicano al quale avevano già sottratto alcuni stati confinanti. Del resto, era una persuasione dichiarata da quelle potenti lobby massoniche nordamericane che soltanto il cattolicesimo impedisse loro la conquista di tutta l'America Latina. All'inizio del secolo, comunque, per una decina di anni, il dittatore di turno aveva cercato una certa coesistenza con la Chiesa, ma era durato fino al 1916, quando il potere fu militarmente conquistato dal famigerato Venustiano Carranza. Quando le sue truppe invasero la capitale, uno dei primi divertimenti dei soldati fu di profanare la cattedrale, sparando sul tabernacolo e sul crocifisso, spargendo a terra le ostie consacrate sulle quali si misero a ballare. Carranza si fece subito eleggere Presidente della Repubblica, ma aveva potuto votare solo il 2% della popolazione e inaugurò un programma sociale antireligioso di inaudita ferocia. L'eliminazione del cattolicesimo fu progettata ufficialmente con la Costituzione del 1917, la prima Costituzione socialista della storia mondiale, che anticipò anche quella sovietica, in base alla quale l'educazione scolastica dei bambini e della gioventù era affidata unicamente allo Stato, in modo che fosse escluso ogni insegnamento religioso. Di conseguenza furono chiuse 2000 scuole cattoliche, furono soppressi tutti gli ordini religiosi, vennero confiscati tutti i beni della Chiesa e i luoghi di culto furono dichiarati proprietà nazionale. Furono espulsi centinaia di sacerdoti stranieri e 11 vescovi. Fu proibita ogni manifestazione religiosa fuori degli edifici ecclesiastici e perfino il culto esercitato nella Chiesa era soggetto alle ispezioni dello Stato. Il numero dei preti messicani doveva essere radicalmente ridotto secondo la decisione dei vari stati federati. Al clero non era concesso diritto di voto, era vietata la stampa cattolica, quella straniera doveva essere sistematicamente distrutta all'arrivo, vietata poi l'organizzazione di qualsiasi attività caritativa. Il tutto fu poi aggravato in maniera intollerabile quando salì al potere Plutarco Calles, un ex brigante noto per la sua ferocia, che sarebbe passato alla storia con l'appellativo di Nerone messicano. Prima della sua nomina a presidente aveva governato lo stato di Sonora, dove aveva assassinato con le sue stesse mani almeno 50 preti, chiudendo tutte le chiese ed esiliando tutti i sacerdoti. Era sua convinzione che la Chiesa Cattolica fosse l'unica causa delle disgrazie del Messico.
Perciò tentò subito di far nascere una chiesa patriottica nominando patriarca uno spretato massone e ricevendo per questo la medaglia d'oro dalla loggia scozzese. Ma il popolo si rifiutò in massa di seguirlo. Il 3 luglio 1926 decise perciò di emanare una serie di provvedimenti penali tesi a rafforzare la Costituzione già esistente, abolendo di fatto ogni residua libertà religiosa. Questa legge Calles prevedeva la chiusura definitiva di tutti i monasteri, conventi, scuole religiose, l'immediata trasformazione di edifici sacri in carceri o sale da ballo o scuderie. I preti avevano l'obbligo di registrarsi civilmente e di esercitare il ministero solo all'interno delle chiese ed erano comminati 5 anni di prigione a quelli che criticavano i provvedimenti del governo. C'era una multa di 500 pesos per i sacerdoti che indossavano l'abito ecclesiastico fuori delle chiese e un'altra multa o addirittura prigione prevista per chiunque facesse suonare le campane. Tutti i sacerdoti dovevano giurare di non fare proselitismo e comunque il loro numero doveva essere drasticamente ridotto dai singoli stati in base alla popolazione. Si arrivò al punto che in alcune regioni ne furono consentiti 1 o 2 ogni 100.000 abitanti, al punto che alcune regioni, in altre fu ammessa solo la presenza di preti sposati. Inoltre, potevano essere multati anche i laici che distribuissero immagini religiose o portassero al collo medagliette sacre, in particolar modo la medaglia miracolosa. Era proibito farsi in pubblico il segno della croce, tenere in casa crocifissi, statue e immagini sacre. C'era il divieto di utilizzare espressioni come adios, se Dio vuole, addio piacendo. Potevano essere multati anche i genitori che osassero insegnare ai figli la dottrina cattolica. Infine, insegnanti, operai e contadini dovevano essere posti davanti all'alternativa o Cristo o il lavoro. Nella città di Guadalajara, su 400 insegnanti, 389 preferirono perdere il posto di lavoro. In uno degli stati federati, un certo generale Gonzales andrà oltre ogni limite ed emanerà questo decreto: chiunque farà battezzare i figli o contrarrà matrimonio religioso o si confesserà sarà trattato da ribelle e fucilato. A protestare c'erano solo il Papa, i Vescovi e i preti e la quasi totalità del popolo messicano, che vedeva distrutta non solo la sua fede ma la stessa compagine sociale e familiare. Il mondo non sembrava scandalizzato affatto. Massoni, liberali, comunisti, socialisti applaudivano. Perfino la stampa socialista italiana, di solito più moderata, non trovava niente da ridire. E il 12 luglio di quello stesso anno apparve sulla stampa mondiale il seguente comunicato: la massoneria internazionale si assume la responsabilità per tutto ciò che sta accadendo in Messico e si prepara a mobilitare tutte le sue forze per la metodica e integrale applicazione del programma concordato per questo paese. Questa introduzione storica è stata lunga, ma senza di essa non potremmo capire la vicenda di padre Michele Pro. Nato nel 1891 nella piccola cittadina di Guadalupe, si era fatto gesuita a 23 anni, ma era stato subito inviato in Europa, in Spagna e in Belgio, per completare gli studi. Era stato ordinato sacerdote nel 1925, a 34 anni, ed era tornato in Messico proprio nel mese in cui Plutarco Calles aveva varato la legge persecutoria. Era già un miracolo che fosse riuscito a entrare in patria senza che nessuno al confine gli controllasse i documenti o gli ispezionasse le valigie, altrimenti sarebbe stato irrimediabilmente cacciato indietro. C'era indubbiamente la mano di Dio, ma c'era anche quel suo fare, abitualmente allegro, un po' scanzonato, quel suo sapersi mimetizzare in ogni gruppo incontrato per caso come se ne facesse parte da sempre e fosse da tutti ben voluto, dote che faceva parte del suo temperamento e che egli aveva imparato a usare con intelligenza e bontà per allentare i sospetti e le divisioni. Da piccolo era stato educato in una ottima famiglia,
papà era direttore di una miniera, la mamma si dedicava via via alla cura dei suoi 11 bambini e alle opere di carità, aveva addirittura fondato un piccolo ospedale dove assisteva i minatori ammalati. Michele era il primogenito, aiutava il papà nel lavoro, aveva una vera passione per scendere in miniera e fare amicizia con gli operai, facendosi voler bene, organizzava la squadra dei suoi 10 fratelli nelle birichinate, nelle escursioni e soprattutto nella musica e nel canto. Aveva imparato a suonare la chitarra e il mandolino e aveva messo assieme un piccolo concertino che rallegrava volentieri le serate in famiglia e nel villaggio. Soltanto la sua salute destava qualche preoccupazione. Non era particolarmente studioso, ma gli piaceva leggere. Non era particolarmente devoto, ma era sensibile. La vocazione a farsi gesuita gli nacque in cuore ascoltando una predica sulla passione che il prete aveva concluso così: ecco quello che ha fatto per noi nostro Signore, e noi che cosa facciamo per Lui? Questa domanda, io cosa ho fatto per Gesù, si infisse così profondamente nel mio cuore che decisi finalmente di seguirlo più da vicino, seguire il condottiero divino, e qualche tempo dopo entravo nella compagnia di Gesù. Cominciò il noviziato a 20 anni e i suoi compagni e superiori si accorsero presto che in lui esistevano senza conflitti e senza cedimenti due personalità. C'era il fratel Pro, scherzoso, divertente, abile imitatore e caricaturista, che non sembrava mai prendere nulla sul serio. E c'era il fratel Pro serissimo, addirittura severo, nel suo rapporto con Dio, al quale voleva sempre dare tutto. Gli anni di formazione furono funestati dalle prime persecuzioni, tanto che i superiori decisero di inviarlo in Europa, prima in Spagna, poi in Belgio, perché potesse studiare in tranquillità. L'iter di formazione previsto dai gesuiti era molto lungo e impegnativo, e Pro vi aggiungeva altre sue passioni missionarie, quella di tenersi in contatto con gli operai. In Belgio chiese di passare le vacanze lavorando coi minatori di Charleroi e di aiutare la povera gente dei quartieri più umili. Completò gli studi, fu ordinato sacerdote a fine agosto 1925 a 34 anni. Era stato sempre tormentato da terribili mali di stomaco e dovette essere operato 3 volte. Una volta perfino senza anestesia. I dolori furono atroci, ma non perdette mai il buon umore. Lo sconvolse soltanto l'inattesa notizia della morte della mamma, proprio la vigilia del suo ritorno in patria. Prima di imbarcarsi per tornare in Messico, chiese il permesso di intraprendere un pellegrinaggio a Lourdes per trovare conforto presso la Madre del Cielo. Sono stato 1 ora alla grotta. Ho pianto come un bambino, ma aveva trovato forza e coraggio. Lo angustiava il pensiero di quanto la sua salute fosse precaria davanti alla durezza del lavoro che lo attendeva in patria, ma sapeva sorridere anche su questo, al punto di scrivere in una lettera: come potrò resistere io, il debole, il delicato, io l'ospite interessante delle cliniche europee che passavo i miei giorni steso sopra un divano a centellinare dei brodini leggeri, e ne traeva conseguenze di umiltà e di fede. La mia vanità non può gloriarsi di nulla. Tocco il nulla della mia persona e il bene che si compie per mezzo mio. Dunque, non io, ma la grazia di Dio in me. All'arrivo in patria, proprio in quella prima settimana del luglio 1926, trovò una situazione inaudita. La legge Calles, emanata il 3 luglio, sarebbe entrata in vigore il 31 del mese e i vescovi, d'accordo col Papa, avevano preso questa straordinaria e radicale decisione. Poiché lo Stato pretendeva dominare su tutto, anche sul culto, sulle chiese e sui sacerdoti, ebbene, in quello stesso giorno, l'ultimo di luglio, i preti sarebbero tutti entrati in clandestinità. Nelle chiese
non si sarebbe più celebrato nessun atto di culto né amministrato nessun sacramento. Le chiese sarebbero rimaste aperte, affidate ai laici, che avrebbero potuto ritrovarsi per pregare o incontrarsi, ma tutto il resto sarebbe avvenuto clandestinamente, nelle case o negli ambienti privati che i cattolici avrebbero liberamente offerto. Si annunciava per la Chiesa un lungo Venerdì Santo e non si sapeva quanto sarebbe durato. In quell'ultima settimana di luglio, le chiese si riempirono giorno e notte di fedeli che volevano assistere all'ultima pubblica celebrazione eucaristica. Altri assiepavano i confessionali per ricevere l'assoluzione. Altri portavano tutti i bambini non ancora battezzati e quelli che ancora dovevano ricevere la prima comunione. E c'erano coppie che si affrettavano a celebrare le nozze. Il pensiero che in chiesa non avrebbero più trovato né un prete, né una messa, né Gesù Eucaristia, né la fiammella ardente che ricordava la sua presenza nel tabernacolo li angosciava e li riempiva di tristezza. E quando all'ultimo giorno sentirono spegnersi pian piano il suono delle ultime campane, si levò il pianto sconsolato di innumerevoli cristiani. L'ultima santa messa con l'esposizione del Santissimo fu celebrata a mezzanotte del 30 luglio. Al termine, i preti uscirono dalle chiese portando con sé l'Eucaristia. Ancora oggi stringe il cuore vedere le fotografie di alcuni tabernacoli di allora con la porticina spalancata, attraversati in diagonale da una fascia sulla quale è scritto «Lui non è più qui». Uno dei primi a organizzarsi fu il padre Michele e lo fece predisponendo una serie di stazioni eucaristiche clandestine dove si recava a distribuire la Santa Comunione ai fedeli. Vado un giorno in un posto, un giorno in un altro, con una media di 300 comunioni quotidiane. Col passare del tempo arriverà a distribuirne 1500 in un solo giorno. Allo stesso modo aveva stabilito un'altra serie di stazioni dove si fermava ad amministrare il sacramento della confessione. Il tutto eludendo abilmente la sorveglianza di circa 2000 agenti di polizia che sorvegliavano l'intera nazione pronti a incarcerare e a uccidere. Padre Polo amministrava anche gli altri sacramenti necessari, matrimoni, battesimi, estremunzioni, e il Signore gli regalava conversioni inattese. Così ho battezzato due bambini di 25 e di 28 anni. E ho dato la prima comunione a un ragazzo di 82 anni. Ogni giorno celebrava la messa in qualche cantina o in qualche solaio, dove convenivano i fedeli più vicini, attento a nascondere subito tutto e mimetizzarsi quando lo sorprendeva un'irruzione della polizia. Su questo padre Michele metteva in atto tutta la sua fantasiosa genialità. Un vestito elegante, una paglietta, un bastoncino, lo tramutavano in un dandy sofisticato. Una borsa e un fascio di documenti lo facevano diventare un uomo d'affari infastidito per il ritardo. Un sigaro in bocca e un atteggiamento strapotente eliminavano subito il sospetto che potesse trattarsi da un prete. Una tuta d'autista e un berretto sgualcito lo tramutavano in uno stanco operaio che faticava a tenere gli occhi aperti. Spesso la chitarra che portava con sé e la bella voce tenorile gli permettevano di mimetizzarsi in fretta tra un gruppetto di appassionati che accorrevano a dargli manforte. In certe occasioni riuscì perfino a farsi passare per un poliziotto, venuto a dare manforte ai colleghi per catturare quel diavolo di un prete clandestino che era lui stesso e che doveva certamente essere nascosto in quella casa e prendeva il comando delle operazioni per perquisire l'edificio. Un biografo lo ha simpaticamente definito l'istrione di Dio. Lui stesso raccontava: il mio aspetto da studente allontana da me i sospetti. A volte giro con un bastone dal puma d'argento, a volte seguito da un cane lupo poliziotto che mi hanno regalato, e più spesso vado in bicicletta percorrendo tutta la città per esercitare il mio ministero. Riusciva a organizzare piccole missioni popolari, preparando allo scopo un gruppo di catechisti, e ne predicò molte lui stesso. Ne tenne una in un cortile di un'officina ingombra di auto in riparazione, travestito da meccanico, davanti a 50 autisti, poco raffinati ma dal cuore d'oro. E lo raccontava gioioso: «Oh Dio, benedica tutti gli autisti del mondo!»
Un'altra volta la dedicò a 80 professoresse delle scuole pubbliche superiori, alcune non erano nemmeno credenti, ma alla fine del corso 12 di esse si erano convertite e tutte avevano voluto comunicarsi. Scriveva giorno e notte. Mi aggiro tra le case dei ricchi e le luride taverne prese in affitto nei quartieri estremi della capitale. Le devote mi venerano, gli ubriachi mi danno del tu, i monelli mi strizzano l'occhio, il fiorfiore dei vagabondi e dei perdigiorno mi considera un amico del cuore. Predicava a turno nei vari quartieri, visitava gli infermi dovunque ce ne fosse uno che invocava un prete, ma spesso anche dove non lo volevano, riuscendo a convertirne in estremi su un discreto numero, e non si sa proprio come facesse a penetrare ripetutamente nelle carceri per confessare i detenuti. Non solo, ma riusciva anche a entrarvi portando ai carcerati generi commestibili, vestiario, sigarette, denaro. Poi raccontava nelle sue lettere, ah, se i custodi sospettassero chi sono io, del resto vorrei che lo sapessero. Quanto mi piacerebbe passare in gattabuia un paio di settimane. Saprei già come vendicarmi, predicando esercizi spirituali a destra e a sinistra. Aveva perfino fatto costruire una stazione radiofonica, da dove trasmetteva informazioni e comunicati, criticando con umorismo le decisioni anticattoliche del presidente Calles. Intanto, anche i laici si erano organizzati. Era nata una lega per la difesa delle libertà religiose che scelse come primo mezzo di lotta il boicottaggio di tutte le merci statali. Milioni di messicani rinunciarono ad acquistare prodotti che non fossero strettamente necessari, compreso tabacco, riducendo all'estremo il consumo di benzina, e ritirarono dalle banche il proprio denaro. Caffè, teatri, corride, tutti i luoghi di ritrovo e di spettacolo furono disertati in massa e restavano vuoti perfino i mezzi di trasporto pubblici. E l'economia della nazione vacillò. Questo sì preoccupava il presidente Calles. Più di tutte le proteste dei vescovi, sapeva che senza l'aiuto economico degli Stati Uniti il suo governo sarebbe miseramente crollato da tempo. Così la ferocia del dittatore, poté abbattersi non solo sui preti, considerati comunque i primi responsabili dello sciopero e che furono uccisi a decine, ma anche sui laici. Chi veniva colto a distribuire volantini era fucilato sul posto o torturato perché rivelasse il nome dei complici. Le carceri si riempirono di sospetti, in certe chiese furono arrestate e violentate le donne che si erano radunate per pregare. Sotto il regime di Calles, che durò 4 anni, ci furono 160 martiri sacerdoti e 180 laici, uomini e donne e bambini uccisi. Tra questi ultimi alcuni diedero eccezionali prove di fede e di coraggio, al punto che la notizia raggiunse perfino Papa Pio X, che nel concistoro del 20 dicembre del 1926 parlò così: bambini, bambine, nei primi albori della vita, da alcuni mesi offrono uno spettacolo commovente che strappa l'ammirazione di tutti quelli che pensano e amano in terra e degli stessi angeli in cielo. Dalle lettere di Padre Pro sappiamo che egli in persona difese e custodì almeno 6 vicini che si erano stati abbandonati, portandone uno nella sua stessa famiglia. La prima volta che mi si presentò questo caso, ho dovuto portare io stesso il pupetto sulle braccia. Lo avvolsi in uno scialle, ma ebbi l'imprudenza di deporlo in un angolo dell'auto. Al primo scossone il piccino ha fatto un salto che se non l'avessi afferrato al volo avrei dovuto portarlo al cimitero. L'ho preso tra le braccia. Immaginate però in quale stato mi trovavo quando l'ho consegnato ai genitori adottivi. Intanto la Lega Nazionale per le Libertà Religiose diventava pian piano il tessuto connettivo di tutte le associazioni cattoliche e di tutta la resistenza del paese. Basta pensare che solo la Città del Messico contava 300.000 aderenti. C'erano gruppi di cristiani organizzati per la cura e la protezione delle chiese, altri che organizzavano la difesa e la protezione dei pochi sacerdoti rimasti, altri promuovevano rischiose manifestazioni pubbliche di fede, altri diffondevano e stampavano volantini di informazione e di sostegno affinché i cristiani non si sentissero abbandonati, ma si sentissero fieri di poter difendere l'antica fede. E il coraggio che trasmettevano era tale che nella festa di Cristo Re il 90% degli abitanti di Guadalupe si riversò in pellegrinaggio sfilando a piedi scalzi davanti alla sacra immagine della Madonna. A sera giunsero anche un gruppo di stanchi operai che pregavano cantando,
ma timidamente, quasi sottovoce. Subito pare Prochi aveva passato lì l'intera giornata, si mise in mezzo al gruppo animando il canto col suo vocione, tale che gli operai ripresero coraggio e in breve l'intera piazza cantava a gola spiegata l'inno di Cristo Re. Così padre Michele continuava a fare la sua parte. Oltre all'esercizio del ministero sacerdotale che lo assorbiva di giorno e di notte, si era assunto impegni di carità. Almeno 40 famiglie vivevano grazie al suo aiuto ed egli stesso non sapeva per quale miracolo riuscisse a sfamarle e a provvederle di tutto. Che Gesù sia benedetto. Non ho tempo di respirare, sono affogato fino al collo nel lavoro dovendo dar da mangiare a chi ha fame e sono tanti. Generalmente la mia borsa è vuota e piatta come la parte spirituale dell'anima di Cagliers, ma non vale la pena di preoccuparsene perché il procuratore del cielo è sempre munifico. Al tempo dell'arresto di padre Pro, le famiglie erano diventate un centinaio ed egli le descriveva così con la solita freschezza. Le famiglie sono meno numerose. Le famiglie, quelle meno numerose, contano da 5 a 6 membri, le altre da 10 a 12. Tutte hanno la cattiva abitudine di mangiare 3 volte al giorno e generalmente con buon appetito. Ma se non si trattasse che di questo sarebbero rose e fiori. Ma tutta questa gente è pur vera figlia di Adamo, Eva, e vive sotto un tetto di cui bisogna pagare l'affitto, porta le scarpe che si lograno e la biancheria che si consuma e si abbellisce di buchi e di strappi, sa essere malata e chiedere medicine e conforti. Per loro padre Pro si era fatto mendicante e gli costava. Lei certo non può immaginare la vergogna che si prova a mendicare sempre. Per fortuna colui per il quale lo si fa non si dimostra avaro, che egli sia sempre benedetto. E Dio si serviva della straordinaria simpatia e quasi venerazione che padre Pro riscuoteva presso tante famiglie benestanti. Lo cercavano da ogni luogo per invitarlo a predicare e tenere clandestinamente esercizi spirituali, tanto che la Lega per la Libertà dei Cattolici lo considerava il suo conferenziere ufficiale. Da 1000 rivi gli arrivavano offerte in beni di prima necessità, lo chiamavano in codice signor Barretero, cioè signor minatore, e padre Pro firmava così la sua abbondante corrispondenza dove raccontava volentieri le sue avventure. E qualche suo superiore si preoccupava non solo per la sua salute ma anche per un apostolato ritenuto eccessivo, oltre che pericoloso, e cercava di frenarlo. Ma padre Michele rispondeva: «Si teme per la mia vita? Ma che conta la vita? Non è vero che salva la vita chi la sacrifica per i fratelli?» Agli inizi del 1927 la violenza del regime era incrudelita a dismisura al punto che alcuni membri della Lega, nonostante i vescovi lo sconsigliassero, decisero di ricorrere alla lotta armata, ritenendola legittima davanti a una tirannia che non rispettava più nemmeno i diritti e le libertà più elementari. E cominciò l'epoca dei cristeros, dei ribelli che sapevano combattere e morire come martiri invocando Cristo Re e offrendogli la vita. Ma padre Pro sapeva che non gli restava molto tempo. Era tra le persone più sospettate e sorvegliate di tutto il Messico. Aveva offerto a Gesù il sacrificio della propria vita per la salvezza del Messico e gli cresceva in cuore il desiderio del martirio. Già nel mese di ottobre scriveva: «La rivoluzione imperversa. Le rappresaglie saranno terribili. I primi ad essere arrestati saranno quelli che hanno affondato le mani nella difesa della libertà religiosa e io ci ho immerso anche il gomito. Chissà che io sia tra i fortunati presi di mira. Ad ogni modo vi avverto, tenetevi pronti a chiedermi grazie quando sarò in paradiso. Pregate, amici miei, che il mio sogno più caro di morir martire sia veri. Ho promesso ai santi più malinconici del paradiso di farli ridere quando arriverò suonando il mandolino del mio angelo custode. Da ogni parte arrivano notizie di tormenti, rappresaglie. Le vittime sono molte, i martiri aumentano ogni giorno di più. Ah, se mi toccasse un bel numero in questa lotteria, quel giorno sarebbe il più bello della mia vita, perché comincerei davvero a nascere al cielo. Non dobbiamo lasciarci ingannare dalle espressioni giocose. A leggerle attentamente si capisce che esse non sono soltanto il frutto del suo indistruttibile buon umore,
ma un'umile espressione del suo pudore. Nonostante fosse naturalmente incline all'ottimismo, pare però soffriva interiormente a volte ai limiti della depressione, anche se poi sapeva trovare pace nella celebrazione della Santa Messa, con la certezza di essere unito a Gesù vita con vita. In fondo, egli non si era mai sentito degno di grandi cose. Aveva già subito una notte oscura quando da giovane si era convinto che i superiori, uno come lui, non l'avrebbero mai ammesso all'ordinazione sacerdotale. Del resto, proprio in quello stesso mese di luglio del 1927, nonostante fosse immerso in un interrotto e pericoloso ministero, i superiori gli avevano chiesto di dare l'esame finale di teologia che aveva ancora in sospeso e l'avevano approvato con un giudizio sconfortante. Attigit mediocritatem. Ha raggiunto la mediocrità. Ma il vero esame l'attendeva soltanto 2 mesi dopo, quando padre Pro, assieme a 2 fratelli, fu accusato senza alcuna prova d'aver partecipato a un attentato contro un generale. Sapendosi estraneo all'episodio, era convinto che l'equivoco si sarebbe presto chiarito, ma ambedue i dittatori avevano deciso che quel prete, prove o non prove, doveva assolutamente morire. Non solo, ma doveva morire sotto gli occhi di giornalisti e fotografi e così di tutta la nazione, in modo da poter dare in pasto al mondo lo spettacolo di un prete terrorizzato che invocava pietà. E quando quella mattina del 23 novembre 1927 si aprì la porta del carcere sotterraneo e risuonò la voce del comandante che gridava il suo nome, padre Pro capì che la sua ora era giunta. Si fermò un istante a benedire i compagni e in quel momento il carceriere, piangendo, gli chiese perdono. Non solo ti perdono, ti ringrazio, gli rispose il padre e lo abbracciò. Quando giunse sul luogo dell'esecuzione, gli fu concesso di esprimere il tradizionale ultimo desiderio ed egli chiese un po' di tempo per pregare. Lo fece in ginocchio, davanti al plotone schierato. Poi si alzò e disse: «Dio mi è testimone che io sono innocente del delitto che mi imputate, ma che il Signore abbia pietà di tutti voi». Stese le braccia in croce, tenendo il crocifisso in una mano e il rosario nell'altra, e aggiunse: «Perdono di tutto cuore ai miei nemici». E poi, a voce alta: «Viva Cristo Re!». E pare che un soldato del plotone dell'esecuzione abbia mormorato sottovoce: «È così che muoiono i giusti». E a testimonianza di tutto è rimasta la sequenza fotografica voluta dal dittatore per umiliare il martire, foto che sono subito diventate reliquie. Ma morì allo stesso modo anche il fratello di lui, Umberto, che lo seguì nel pubblico martirio come prima l'aveva aiutato nell'apostolato clandestino. I 2 cadaveri furono portati al lazzaretto, prima per l'autopsia, poi vennero restituiti ai familiari. Subito alla porta di casa si radunò una folla che voleva pregare davanti alle salme straziate dei martiri, accanto alle quali il papà sostava in ginocchio. A sera vennero anche alcuni poliziotti, anch'essi si inginocchiarono in preghiera. Al momento dei funerali, nel pomeriggio successivo, sulla piazza e sulle strade, sfidando la polizia, si erano radunate 20.000 persone. Il corteo funebre si snodò tra file di case in festa, tutte adornate di fiori, e quando i feretri passavano, dalle finestre piovevano petali rossi. Al cimitero, prima che le bare scendessero nella fossa, il papà 75enne disse ad alta voce: «Glorifichiamo il Signore, Padre nostro, che è nei cieli, perché Lui è buono». E chiese alla folla di recitare tutti assieme il Te Deum Laudamus. Qualche giorno prima di morire, padre Pro aveva scritto per sé questa struggente preghiera: «Credo, Signore, ma Tu aumenta la debolezza della mia fede. Cuore di Gesù, io ti amo. Tu aumenta il mio amore. Confido in te, ma tu fortifica la mia speranza. Cuore di Gesù, io ti abbandono il mio cuore, ma tu
racchiudilo così profondamente nel tuo e custodisci la mia promessa affinché la mantenga fino al più completo sacrificio della mia vita. Cancella le